Oggi le telecamere di 8 Channel vi accompagneranno in giro per Tramonti. Siamo in un piccolo comune di 4.000 abitanti, formato da 13 frazioni in costiera amalfitana. Andiamo a vedere le bellezze di questo piccolo comune. Oggi siamo in compagnia del sindaco, il dottor Antonio Giordano, che ci illustra le meraviglie di questo territorio e perché ne vale davvero la pena visitarlo. Sì, questo è un territorio bellissimo, infatti credo che le immagini che possono scorrere riguardo il nostro territorio raccontano già da solo la bellezza, questa che sempre più si identifica come la culla dei sapori, la culla dei profumi, la culla dei colori e delle tradizioni. Naturalmente intorno a questo si racchiude un po' tutto, perché i sapori sono il nostro punto di forza, dal momento che dalla terra, da questa magnifica terra che ha delle caratteristiche organolettiche particolari, essendo subito a ridosso del mare ma avendo una estensione che va da 100 metri sui livelli del mare fino a circa 1200 metri, quindi dalla produzione dei limoni subito a ridosso del mare alla fascia centrale che è caratterizzata dalla produzione delle uve particolari che pure avete potuto vedere attraverso queste viti centenarie che appunto danno quel vino magnifico che è ricavato dalle uve del tintore. E quindi questo vitigno particolare che è resistito alla fillossera, quindi un prodotto particolarissimo, dà un vino eccezionale, tant'è che sul nostro territorio sono nate 6 cantine che producono vini DOC Costa d'Amalfi, che raccolgono riconoscimenti nazionali ed internazionali ad ogni concorso. Questo sempre grazie alla tipicità del nostro territorio, del nostro clima. Per passare poi alla parte più alta, che è quella dove viene prodotta in prevalenza il castagno, le castagne, c'è la lavorazione che è diventata sempre più un elemento centrale per la parte alta, anche se c'è stato per un breve periodo questa infestazione, ma che siamo riusciti in sinergia tra comune, operatori sul territorio e regione a immettere questo insetto che è appunto da antagonista, tant'è che quest'anno c'è stata una buona ripresa della produzione del castagno e noi speriamo di poter continuare a immettere ulteriori appunto insetti per vincere questa infestazione che pure c'è stata. Quindi un territorio particolare, dicevo i sapori oltre che per questo naturalmente sono identificativi, perché qui siamo sui monti lattari, quindi le erbe per il pascolo sia delle nostre mucche sia per quello che riguarda gli allevamenti ovo-caprini danno dei formaggi particolari, di cui la provola, che è un fior di latte, è identificato e riconosciuto ormai anche in tutto il comprensorio, ma anche a livello di identificazione regionale. E dall'altra parte c'è questo formaggio ricavato dal latte, degli allevamenti ovo-caprini, che si sta diffondendo sempre di più, avendo appunto dei sapori particolari. Sindaco, ci ha parlato appunto di formaggi, vino, castagne, ma un prodotto davvero tipico, creato qui a Tramonti, qual è? Un prodotto tipico che viene dalla tradizione è un liquore particolare che si chiama Concerto, è un infuso di erbe che è nato in un convento qui di Tramonti da suore di clausure e che questo Concerto poi è
noi lo definiamo un elisir. Un elisir perché è un prodotto che le nostre nonne hanno consigliato in vari momenti della vita, dai bambini alle persone adulte. Ma questo oggi, oltre che essere prodotto e quindi commercializzato in tutto il mondo, questo concerto ha dato il là alla produzione di un panettone identificato come panettone di Tramonti. Questo panettone di Tramonti è stato realizzato da Sal de Riso, che quest'anno è il re panettone, cioè ha vinto il primo premio a livello nazionale per la produzione dei panettoni in occasione di questo Natale. Quindi questo panettone di Tramonti fatto al concerto è una nostra, come dire, chicca che credo merita di essere provato, anche se non è facile da trovare, essendo diciamo una produzione piuttosto... È proprio locale. È proprio locale, però Sal de Riso ormai è una nostra realtà qui sul territorio e lui, come sempre, cogliendo al massimo quelli che sono i sapori dal contorno, dal territorio, è riuscito a realizzare delle cose di eccellenza. Uno per tutti, il panettone Tramonti, appunto al concerto. Passeggiata a Tramonti continua con l'assessore agli eventi del comune Assunta Siani, che ci ha accompagnato in un posto davvero suggestivo. Siamo appunto avanti la cappella del comune, una cappella storica. Ce ne può spiegare il significato e anche la storia? Allora, siamo a Gete, nella borgata di Gete, dove questa cappella, una cappella del Settecento, che in effetti dopo questa alluvione sono rimasti i resti di questa cappella. È una cosa molto suggestiva, molto bella, come lei appunto ha citato poco prima. E noi qui facciamo diversi convegni, infatti c'è stato proprio una fine del mese scorso che c'è stato un evento dal mosto al vino abbiamo fatto questo convegno qua dentro, molto bello. D'estate facciamo un sacco, parecchie manifestazioni, e poi diciamo c'è poco da dire, diciamo. Io di storia non è che ne so proprio tutto, però diciamo che è uno dei posti più belli di Tramonti. E per sicuramente per i cittadini di Tramonti questo luogo ha tanto significato. Sicuramente, perché per chi vive qui magari può essere anche una cosa che magari non viene valutata, però per le persone che vengono da fuori apprezzano molto questo nostro posto. Infatti ci sono anche parecchie persone di fuori, vengono a fare anche dei matrimoni. Assessore, abbiamo approfittato della sua compagnia perché ci ha accompagnato presso la tenuta San Francesco, una cantina che inorgoglisce tutto il paese perché quest'anno ha ricevuto ben due premi, da Slow Wine e dal Gambero Rosso. Sì, difatti questa è una cosa che per noi è un grande orgoglio come amministrazione, e adesso le presento il proprietario di questa cantina. Quest'anno premiati.
Questa cantina, per fortuna, quest'anno abbiamo ricevuto due premi, credo molto prestigiosi per il mondo del vino. Abbiamo ricevuto, sono già 3 anni per la verità, che la guida Slow Wine ci premia con la chiocciola. La chiocciola è il top dei riconoscimenti della guida organica d'Italia, della guida Slow Wine. Premia praticamente le aziende che fanno un lavoro sia di qualità enologico, ma sia un lavoro di conservazione e tutela del patrimonio vitivinicolo del territorio, seguendo una filosofia naturale ovviamente. E poi abbiamo ricevuto un premio, anche questo molto prestigioso, dopo tanti anni abbiamo ricevuto i 3 bicchieri per un nostro vino bianco, il Pereva, dalla guida Gambero Rosso, è un altro premio molto prestigioso. Solo 188 chiocciole vengono assegnate in Italia dalla guida Slow Wine, e in particolare credo che non più di 150 vini bianchi abbiano ricevuto in Italia questo riconoscimento per i 3 bicchieri bianchi. E qui che vino producete? Noi produciamo in particolare il DOC della Costa di Amalfi, sotto zona Tramonti, utilizzando principalmente vitigni autoctoni minori della Campania, quindi non il solito greco, fiano, ma in particolare faranghina, ginestra, pepella, piedirosso e tintore in particolare. Il tintore delle vigne storiche di Tramonti, che pensiamo siano un grande patrimonio non solo di questa valle, ma di tutta la Campania e dell'Italia e del mondo. Un prodotto quindi d'eccellenza di Tramonti, della costiera amalfitana. Qual è la caratteristica? Noi stiamo provando a conservare innanzitutto la storia, e quindi a conservare una biodiversità. Ovunque nel mondo si producono vini con 7, 8, 10 vitigni internazionali che garantiscono sempre grandi risultati. Ovviamente in un mercato globalizzato bisogna diversificarsi, non so se facciamo i migliori vini del mondo, proviamo a fare vini con personalità e carattere, ma soprattutto vini che appartengono alla storia e ai sapori di questa terra. La sua compagnia, assessore, visto che lei è appunto assessore agli eventi del comune di Tramonti, per illustrarci un po' il calendario dei vostri eventi. Noi qui a Tramonti abbiamo, insomma, il mese di agosto ci sono un sacco di sagre, dove c'è la sagra del vino, la festa del fior di latte, la festa della pizza, insomma con tutti i prodotti tipici del nostro territorio. Per quest'anno a Natale abbiamo questo evento dei mercatini, è il secondo anno, e devo dire la verità, questa cosa mi inorgoglisce tantissimo, perché il secondo anno era un mio progetto, e con l'aiuto delle associazioni di Tramonti e con i circoli siamo potuti riuscire a realizzare tutto questo. Io spero che anno per anno la cosa migliori sempre di più, e come ho detto, anche ho citato molte volte, quando ci mettiamo in gioco non siamo secondi a nessuno, quindi penso che abbiamo una buone prospettive, speriamo bene che vada tutto bene, anno per anno migliori sempre di più. Ha accennato appunto ai prodotti tipici, quali sono? Noi abbiamo un paniere enogastronomico, diciamo, al top. Iniziamo dal fior di latte, dai vini, insomma dalla pizza, e abbiamo una bella vetrina enogastronomica. Yeah.
Mercatini di Natale, ragazze, qui cosa c'è esposto? Tutti i prodotti poi prodotti da voi? Sì, sì, fatti a mano. Questi sono dei prodotti fatti da una sarta di Tramonti e quindi ha ricreato tutto ciò che è lo spirito natalizio su un albero di Natale. Invece qua abbiamo riprodotto con oggetti semplici che abbiamo a casa oppure nelle nostre montagne degli oggetti natalizi che possono andare bene sulle tavole di tutti gli amici di Tramonte e non nel periodo di Natale. Prodotti della terra amalfitana, prodotti di Tramonti? Tramonti, sì. Cosa c'è qui? E sono tutti prodotti di maiali, salsiccia dolce e piccante, salumi dolci e piccanti e pancetta, prosciutto. Tra i prodotti tipici di Tramonti spunta anche un prodotto non proprio tipico, però comunque artigianale. Di cosa si tratta? Allora, birra Tramonti Costa d'Amalfi è una birra nata 3 anni fa per legarci al territorio. Noi di Tramonti, oltre all'ottimo vino, abbiamo pensato anche di fare la birra artigianale per valorizzare sia la castagna che il farro di Tramonti. E oltretutto, proprio per legarci, l'anno scorso siamo usciti con questo prodotto 13 per indicare le nostre 13 frazioni con tutti i campanili, perché Tramonti, come ben sappiamo, ha questa caratteristica che il nostro comune viene formato, diciamo, dalle 13 frazioni ed ogni frazione ha la propria chiesa, che è una caratteristica, diciamo, oltre che come devo dire, territoriale, è anche un po' nazionale. Mentre l'altro prodotto, che è questo alle castagne, questo è un prodotto alle castagne con una birra 6 gradi e mezzo, una rossa doppio malto che viene fatta con la farina di castagne. Formaggi, tra i prodotti tipici di Tramonti, della costiera, questi li producete voi? Sì, lo faccio direttamente perché sono proprio io di Dolara. Che tipi di formaggi ci sono? Tutto formaggio vecchio, fresco, stagionato, come pulite. Tutti i giorni lo facciamo. Di così non si può, appunto. Quasi di no, siamo proprio dalla terra al campo, cioè alla vendita così. Queste verdure, questi prodotti, frutta, tutti i prodotti da te nel tuo terreno? Sì, sì, sì. Qui a Tramonti? Sì, a Campinola, frazione di Tramonti. Signora, cosa sta acquistando? Pane. Ma è un pane tipico di Tramonti? Sì, pane tipico di Tramonti, Cesarano. Piazza Cesarano c'è il panificio Antonio Imperato, che produce anche pane di semola, che è diverso dal pane comune. E noi per esempio qui abbiamo fatto una treccia con i semini di sesamo sopra, è molto morbida, molto buona. Qual è altra tipologia tipica? Allora, noi siamo un panificio, noi, insomma, la mia famiglia, io sono solo d'aiuto, che produce pane da 5 generazioni. E queste sono per esempio focacce, il pane duro, quindi il pane biscottato, poi vabbè, facciamo anche i biscottini, gli struffoli per esempio, poi vabbè, il pane classico dove noi mettiamo poi i semini di papavero, facciamo varie particolarità che noi poi vendiamo sia nel negozio che a vari... E c'è un biscotto, un tipo di pane, qualcosa di tipico appunto di Tramonti? Di Tramonti proprio? Di Tramonti... ma non saprei, secondo me il pane biscottato, perché tutti i panifici lo producono e lo fanno molto buono comunque. Di Natale, gastronomia, spettacoli, insomma, perché visitare Tramonti? Ci sono eventi durante l'anno, ho visto che offrite un calendario davvero ricco. Visitare Tramonti per tanti motivi.
prima di tutto perché Tramonti è il polmone verde della costiera amalfitana. Come potete vedere, la componente naturale è, diciamo, la fa da padrona, ma incastonato in questo che è una valle, come dicevo prima, una culla, ci sono le tradizioni. Queste tradizioni molte nascono intorno alle chiese, intorno ai conventi, intorno a tutta una rete di luoghi dove vengono tramandati quelli che erano le tradizioni appunto dei nostri genitori, dei nostri avi. Venire a Tramonti per tante manifestazioni, soprattutto nel periodo estivo, ma durante tutto l'anno, per tutte. Ricordo la festa del vino, ricordo la manifestazione del mosto che diventa vino, la festa del fior di latte. Ricordo una bellissima realtà che vede tutto un borgo racchiuso e che si trasforma in alcuni giorni, che è il borgo da favola. Ricordo ancora così la giostra dei quattro casali, dove un altro borgo con le quattro famiglie che identificavano quel territorio si mettono così in discussione tra loro, facendo appunto questa giostra dei quattro casali, ma unico perché ci identifica in un contesto come dire molto più ampio, è il corteo storico Città di Tramonti. Questo è dato ed è incentrato sul fatto che c'è una lapide qui al centro del paese, dove il re Ferrante diede la identificazione di nobili viri, quindi diede questo premio ai cittadini di Tramonti per essere stati bravi nel soccorrerlo e portarlo qui nel castello appunto degli Aragonesi al centro del paese nella battaglia di Sarno. Quindi il re soccombente nella battaglia di Sarno fu soccorso dai tramontani e dai cavesi e fu portato qui a Tramonti. E per riconoscenza a Cava diede carta bianca, a Tramonti diede l'identificazione di nobili viri, il che significava non pagare le tasse, il che significava avere accesso a Napoli, quindi ad un mercato molto più ampio, e quindi intorno a questo si è costruito un corteo storico. Questo corteo storico è in buona sostanza l'omologo con l'omologo di quello di Cava dei Tirreni, dove tra sbandieratori e quant'altro si riesce a far rivivere momenti particolari. La caratteristica di questo corteo storico è il fatto che le signore qui hanno realizzato i vestiti tipici dell'epoca cucendo proprio loro, cioè cucendo a mano, e quindi c'è questa passerella con degli abiti bellissimi, storici, eccetera. Annesso a questo c'è poi il Palio delle Contrade. Palio delle Contrade che vince. Sono 13 le frazioni, giusto? Sono 13 le frazioni e ogni si è costruito un palio che chi vince una gara, che è quello del tiro alla fune, conserva in custodia questo palio per questo drappo che raffigura le 13 frazioni per un anno e che si rimette in gioco l'anno successivo. Quindi intorno a questo si è costruito, per questa che è una bellissima realtà che è sul nostro territorio, un corteo storico importantissimo che si svolge nel mese di luglio. Insomma, un calendario davvero ricco di eventi per essere un paese di 4.000 abitanti, poi davvero pochi, però con un cuore davvero grande per offrire tanti eventi durante tutto l'anno.
Sicuramente, perché poi noi chiaramente siamo un paese molto ospitale, chiaramente qui a Tramonti si è verificato e si sta verificando sempre di più quel magico evento dell'albergo diffuso. C'è una miriade di bed and breakfast e ci sono tantissimi posti dove poter soggiornare. Tante strutture anche recettive, chiaramente. Poi insomma, siamo nel cuore della costiera amalfitana, nel polmone verde della costiera, quindi ne vale davvero la pena.